ragazzi, eccoci qua. Siamo tornati, benvenuti, ben ritrovati per la resa dei conti ad Icewind Dale. Perché i nostri eroi sono arrivati finalmente al centro della città sommersa di Ithrind e hanno preso il controllo del Mithallar usando la sua influenza per far tornare il tempo, o meglio, controllare il tempo atmosferico, però al fine di far ritornare un ciclo naturale, quindi opporsi al potere che Auril esercitava nella zona. Così facendo, tuttavia, sono incorsi nelle ire della dea, che innanzitutto aveva intimato ai nostri eroi di fondamentalmente fuggire, come aveva fatto nell'isola precedentemente, consiglio che non è stato seguito, e anzi le è stata lanciata una virulenta sfida che lei ha accettato e ha portato a un combattimento all'inizio coadiuvato da alcuni giganti scheletri di giganti dei ghiacci, però diciamo che la prima forma di Auril è stata affrontata abbastanza tranquillamente grazie all'uso di tre forme scimmiesche contemporaneamente, più Haste, più una stata. E dalla chat mi avevano fatto notare, e avevano ragione, che non è vero che sono quattro gli attacchi, ma sono tre della forma stata, perché è il surge, l'action surge che fa rifare l'intera sequenza di attacchi, l'Haste fa fare un attacco melee, non una poi sequenza comunque di attacchi. In ogni caso l'ho uccisa senza far sempre l'ultimo attacco, quindi con tre. Esatto. Quindi l'ultimo non è quasi mai servito. Perché sapevi che non era giusto. Sapevo già. Non avere quell'ultimo attacco, e quindi dicevi: tiriamo basso qua. Mi piace questa cosa qua. Fatto benissimo. Allora, quindi la prima fase è andata tranquillamente, la seconda fase un po' meno. Nel senso che, innanzitutto, sono successe un paio di cose. Ha fatto perdere la forma scimmiesca Bremen, perché ha perso la concentrazione. Ha buttato giù Kapanuk, perché è a zero Kapanuk. Porco, è vero, me l'ero dimenticato lui. E se non ricordo male aveva già fatto un tiro. Fallito. Mi sa che l'ha fallito. Non so, ma... Aveva fallito, sì, un tiro salvezza. Sì. Aveva già fallito un tiro salvezza. E terza cosa, è sparito Kane. Ha fatto sparire Kane. E nel momento in cui Kane è sparito, o meglio, in realtà la sequenza è: prima ha creato un cristallo di ghiaccio vicino a lei, fluttuante, e immediatamente dopo Kane è sparito. Quindi, tra l'altro stasera ne ho approfittato, ho smesso di fare il Master Pigro, ho messo la mappa carina del Mithallar, che tra l'altro, aspettate un attimo che tolgo, però tolgo i quadratini, perché io odio avere, o li volete che li tenga i quadratini, ragazzi, vi aiutano a vedere meglio. I quadratini aiutano. Lascia. Ok. Che tra l'altro, giusto un commento così, io 30 euro gli avevo dati per le mappe extra a queste robe qua, giusto così, poi mi dimentico poi mi dimentico durante la campagna di usarle, però va bene. No, era un aggiunto, un manuale aggiuntivo che c'è su DriveThruRPG che consiglia come far girare Icewind Dale. Sì, so che ogni tanto ci sono qui. Ce n'era una roba che era molto carina e molto utile, è stata per una cosa. Vi ricordate l'assalto del drago di Chardalin? Sì. Lì faceva un bel riassunto grafico di dove era in ogni momento, quanto passava in ogni momento,
quanto tempo trascorreva da un momento all'altro e quant'era il vostro tempo di percorrenza se volevate andare in questa direzione verso quel villaggio e quel villaggio, che così si calcolavano più facilmente dove vi incrociate con quel drago lì, che è una roba che altrimenti dovete estrarla, è scritta un po' malino nel manuale, quindi quello aiutava un po'. Quindi, ragazzi, bevo perché ho parlato troppo. Siamo rimasti, quindi, all'inizio di questo nuovo round. Ovviamente non ricordo quale. Per chi ci segue dalla live, stasera non abbiamo gli automatismi. Non abbiamo gli automatismi, perché sono ancora senza computer, quindi sto usando il portatile. Anche prima, se avete visto, è crashata la live un istante, perché il portatile è buono, ma la live è pesante, questa qua. Quindi adesso vediamo come gira questa cosa qua. Ragazzi, bando agli indugi, perché è ora di dare fondo alle vostre risorse. Quindi, Merrick. 19, colpisco? 19. proprio mi piace così, di anche a chiedere cosa vuoi fare. Meno. Sì, colpisci. Il primo danno è andato, signori. Allora, fammeli uno alla volta. Infatti, lo so che mi hai detto che era lì. Allora. Beh, lo vedevi già. Ecco. Olè. Iniziamo okay. Così. Infatti io ero lì, scusate, una roba che mi viene da ridere, ragazzi. Ho ricavato dall'ultima live, ragazzi, ho un dubbio. Non mi ricordo se, cioè, perché era mio, non mi ricordo i punti ferita. E ho un dubbio tra i 22 e i 24 punti ferita. Bam, 35, tolto il problema, quindi sappiamo che è schiantata col primo attacco. Svanisce, ovviamente. Bam, bam. Il cristallo non sparisce. E aspetta un attimo che mi prendo già una roba di... dove era qua? E dovevo darle l'iniziativa che aveva prima, quindi circa questa. Ok, ce l'hai fatta. Merrick, vai, è andata giù questa forma. E che è successo? Praticamente l'hai con un pugno, vedi che è una forma. La forma è andata, il cristallo ma al suo è posto. Ancora lì. Al suo posto è venuto al qualcosa? Ancora non vedi niente. Al momento ancora non. Allora mi avvicino al cristallo e do il pugno. Quindi ho tre attacchi. Quindi sto usando adesso hai due altri, sì, due attacchi. Tre, sì, totali. Uno l'ho usato, quindi ne ho ancora due. Faccio il secondo sul cristallo. Allora fammi un tiro per colpire. Aspetta che te lo dico. Non prendi, o meglio, non è sufficiente a... a danneggiare il cristallo. Vedi che quando lo colpisci ondeggia e scivola via, rotola su se stesso, l'hai preso di sbieco. 22, preso, sì. Preso, sì. E 22, okay, danni. Allora... Sì, vedete che il cristallo va in frantumi e al posto di dove c'era il cristallo c'è
c'è un Kane malconcissimo. Cioè, e sei prono, Kane, cadi a terra, cioè tu esci fuori, praticamente appena si rompe questa cosa qua, appare in una nube, allora, di nebbia gelida, Kane, che crolla a terra. Ultima cosa, finisco il mio movimento avvicinandomi il più, non stando lì, avvicinandomi il più possibile al Metallar. Non so quanto posso allontanarmi. Tra l'altro il fist che range ha con la scimmia, non me lo ricordo mai, hai range 10 feet o... sì, ha 10 feet di range, quindi non sei neanche dovuto muoverti per colpire per il cristallo. Quindi allora io mi tolgo e mi metto vicino Hai 40 feet di movimento. Tipo così? Aspetta, sì. Però non vedo dove vai. Se vai in vicino al guardiano, ecco così. Ti ho schiacciato. Aspetta, è perché c'è Giorgetto. No, quindi. Non più Giorgetto, ma... No, ma verso il guardiano voglio. Ah, più verso il guardiano, allora così. Ok, fine dei... Ho finito il turno. No, aspetta, forse un po' meno. È che sennò ti devi schiacciare e non è carino schiacciarsi. Beh, scusami, lo puoi fare così, no? Così puoi fare. Sì, dai. Perché sennò sei in mezzo a un scantetto. Ok. Finisci tu. Oh, scusatemi che mi devo riguardare sta cosa. Manca sempre Adric dentro, eh. Ah, hai ragione, scusami. Adric, ah no, l'altro... c'è, scusami, l'hai messo sotto 12, a posto. Sì, ma non l'ho messo nella mappa. E tra l'altro Adric era, se non ricordo male, qua, a fianco di... Capanook. Sì, perché l'aveva proprio attaccata. Esatto, eri a fianco di Capanook. Allora... Visto che Ink ti ho liberato... Allora, il piano ha funzionato. Non è una gemma la terza? E noi la terza forma l'avevamo vista. Sì, no, ma sto... Però poi eravamo corsi via. Quindi era una... L'avevamo visto che era una gemma. Un cristallo, sì. Ah, oh, sì, un cristallo, no, una gemma. Ok. Vero, se lo metto. Aspettate che la sto piazzando, Vedete che appare qua un cristallo. Tocca al cristallo. Ma grande quanto? Non è molto grande il cristallo. Il cristallo è molto male. Aspettate che ve lo voglio dire qua sopra. Tanto ve la faccio vedere. Questo è proprio il cristallo che appare. Ah, che bello, che bello. Allora, questo mi sembra che ci aveva già fatto vedere. È un è un diamante di 3 piedi di diametro, quindi un metro. Sì. Quindi non è eccessivo. È un grosso cristallone, ma è sospeso ed è come se fosse poco meno di un Merrick. Come se fosse un poco meno di un Merrick in sospensione. Adesso ho immagine di Merrick che gira così. Whee! Va bene. Allora, e la sua azione è... Palla di fuoco. Uccidere tutti. No. Dito della bocca. Non ha le layer action, e quindi la prima azione... Dobbiamo stare attenti, non conosciamo nulla di questa terza forma. Ops.
Lo vedete apparire, un cristallo di ghiaccio sembrerebbe. Sì, vedete che da lei si sprigiona una nube di nebbia, in realtà di vapore acqueo congelato. E quindi aspettate che metto qua. Ma ragazzi, così mi sentite? Sì, adesso sì. Perché sto avendo problemi di connessione, non vorrei che... Vabbè, adesso va bene così. Comunque grazie, Merrick, cioè ti ho fatto così, non so se avevi visto con... Ho detto che in un modo o nell'altro, secondo me, venivi liberato. Allora, scusatemi, che me lo devo... Ah, una domanda, con... solo che non mi è chiaro. Io sono prono, ma sono ancora vivo. Sei prono, sei vivo, hai pochi punti ferita. Sì, 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 quello sì. Allora. 30 feet, maledetto. Così. Ok. Ma va, ho fatto bene a togliermi. Ok, però... Per un pelo, qualsiasi cosa abbia fatto. Poi sono stato stupido, avrei potuto prendere su Kane e portarmelo via, però non potevo sapere che facesse sta roba. Ok, così a 30 feet. Perfetto. Crea questa nube di condensa, fondamentalmente. E è praticamente impossibile vedere, è evilly obscured tecnicamente, pesantemente coperto. Quindi ha fatto la seppia la cortina. Fondamentalmente ha fatto una cortina. Volevo chiederti, è una sfera? Sì, perciò è 30 piedi anche in altezza? È una sfera, è una... Non un... Una cupola. È una cupola, tipo. È una cupola, sì. Vi ridò le regole per l'Evilly Obscured. No, è in quella del Master. Però sostanzialmente è invisibile lì dentro. Cioè, avete presente l'incantesimo Fog Cloud? Fondamentalmente la stessa. Un po' simile come cosa. Comunque, non la vedete più voi, eh. Non avete linee di vista per colpirla. Gli attacchi ad area sono fatti giusto per ricordarvi le regole, ragazzi. Non potete targettarla con incantesimi che richiedano un bersaglio. Ok. Fatemi vedere. Ma una domanda, tu l'haste come ce l'hai addosso, Eric? Grazie a te. Allora non ce l'avevi più. Non ce l'avevi più perché l'hai perso. Ah, sì. Eh già, perché lui è andato giù. È vero. Vabbè. Vero, non è una cosa che dipende da me. È vero. Non te l'ho anche pensato. Allora, facciamo così perché non ho voglia di ritornare indietro, ragazzi. Sennò tutte le robe si spezza la narrazione. È vero. Finito il tuo round. Ti senti letargico. Ah sì, non mi ricordo. Beh, vado perché alla fine di un haste c'hai il round di... Hai il round di merda. Scusatemi un attimo, ragazzi. Stavo cercando. Se qualcuno si ricorda sul manuale, Vision. Cos'è? Cavoli, è vero. Non è una roba che dipende da me. Cosa devo. Visibility 117, 119, 243, 117. Dove ok, non posso muovermi né fare azioni. Sei come stunnato. Sì, sì, faccio un turno vuoto. Beh, mi sono... Ma Master o giocatore? Master. 243, vediamo. Colletti come me. No, non lo mette qua, non è Visibility Outdoors. No, secondo me devi vedere quello del Master. Sono quello del Master. Ah. Ed è...
torno subito, tanto il mio turno è finito. Però sto andando a memoria, ragazzi, però mi sembra proprio che non possiate targettare. Dove cavolo è? Allora, è come se la creatura soffrisse la condizione di blinded. Esatto. Perché è come la nebbia, è come la nebbia magica, cioè la presenza o avete... un'assistenza di luce in un vero metodo creanza tre categorie soft illumination, bright light, dim light and dark. Ok, non vedete, cioè è evilly obscured ma non causata da light, per cui ad esempio se voi aveste addirittura la vista del diavolo questa non la passa perché non è buio, questa è nebbia proprio. È considerata come darkness, è invisibile, è invisibile. Voi no, sapete che è da qualche parte lì dentro ma non vedete un cazzo lì dentro. Fog opaca oppure dense o fogliosa. Blocca la visione interamente. L'altra era light. Bloccando la visione è considerato che voi non avete linee d'effetto al. Cioè, non potete fare i single target all'interno dell'area, eh? Sì, sì. Ah, però potete fare i tiri per colpire con svantaggio, quello sì. Con svantaggio. Infatti stavo guardando. Infine, il tiro per colpire con svantaggio sì, però i target, single target, cioè quelli che gli fai fare un tiro salvezza, no, perché non la vedi proprio. E gli AOE, anche chi è dentro a svantaggio. Allora, un tiro per colpire, magia o attacco a svantaggio. Perfetto. Tutto chiaro. Un attacco ad area si può fare perché è un punto casuale, ma esatto. Un attacco ad area che devi fare un tiro salvezza? Allora, se è ad area, sì, lanci più o meno nell'area. Okay. Se è un attacco che richiede un tiro salvezza singolo bersaglio, che ne so, tipo la risata di Tasha. Tasha o Slow, quelle cose lì, quello no, perché il bersaglio non lo stai proprio vedendo. Okay, non, puoi, non sei conscio di dov'è il bersaglio. Ok, ha finito il suo round. Kapanuk, tocca a lui. Allora, e deve farmi un tiro salvezza su morte. Vabbè, è un tiro da un dado da 20, pulito pulito. Non è che lo deve fare, deve passarlo. Ok, ottimismo. È uno. Allora aspettate un attimo che me lo glielo visto? Segno da qualche parte. Qua glielo metto sotto effetti. Morte 1, vita 1. Ok, quanti ne ho di non è un lay action. Ok, usa una legendary action. Non arriva. Usa una legendary action. E vediamo qua. Minchia che tiro. 17 tiro per colpire Kane. Tra l'altro con 19 non ti prenda. Vedete un raggio azzurro che passa a fianco di Kane, ma non lo colpisce. E vedi il terreno che si ghiaccia dove il raggio ha colpito. Kane, tocca a te. Ha sparato un qualcosa di freddo. Un raggio. Allora, io mi alzo. Ok. Faccio una domanda. Se io castassi adesso su di me Haste, avrei già la seconda azione disponibile? La seconda azione che può essere però con le limitazioni di Haste. Che non sarebbe... è una, ricordati Haste, non è un action surge Haste. Cioè lo puoi usare in modi specifici l'azione extra di Haste. Ce l'hai segnato qua Haste. Tipo gli attacchi non ti fa fare un full round attack Haste, eh?
E non puoi castare un secondo spell. Incanteso. No, no. A meno che non sia un cantrip. Allora, mi interesserebbe, dice, solo sapere. Allora, ti becchi con Ace subito più 2 alla classe armatura. Vantaggio ai tiri salvezza su destrezza. Sì. Hai un'azione ulteriore a ogni round. Ecco, che però questa, attenzione, questa azione può essere usata solo per fare queste cose qua. Ossia, attacco, ma con un solo attacco, non multi-attack, un solo attacco. Dash, disengage, hide o usare un oggetto. E allora ti faccio un'ultima domanda. In merito al discorso della, della visione, eccetera, eccetera. Se io adesso mi alzassi per fare haste su di me, e poi con la seconda azione vorresti usare la Magic Missile, lo colpirei? No. La Magic Missile non ha tiro per colpire. Lo so, ma non hai il bersaglio. Ah, ok. Posso. Allora... Devi... come fai conto, Magic Missile, puoi colpire un nemico invisibile? No. No. Cioè, stessa roba. Se so dovessi, perché non è intangibile. Non è intangibile, però tendenzialmente gli incantesimi raw devi avere un vabbè, era solo per capire. Allora, io per ora mi alzo. Ok, ti alzi. Questo è gratis. E metà del movimento. No, faccio giusto. Ti ricordo, Scantetto è qua. Era rimasto un po' indietro, Ok, vabbè, intanto gli chiedo a Scantetto di avvicinarsi verso di me, quindi gli faccio fare. Mi pare di 15 feet si muove, quindi faccio andare qui. Ok. Io giusto... Che cosa è successo? Non lo so, se... Ho fatto io, ho toccato... Io faccio giusto un passo indietro. Stavo facendo uno zoom. Ok. Io volevo fare... Con tutta la cattiveria di questo mondo, sono 18 feet da me a più o meno il centro della nebbia. No, 60 feet, cioè, te lo dico. 60 feet, non 18, scusami. Beh, 30. Allora, facciamolo così, 18 metri. 60 feet sicuramente sì, ci sei dentro, okay. La roba. Tu mi devi dire più o meno al centro. Più o meno dove mi ricordo di dove fosse, sparo, esatto, sta roba qua. Lì. Che area ha? Te lo dico subito. 10 piedi. Allora, ok. Dal centro circa. Ok. E ti dico subito cosa hai intenzione di fare. Aspetta che ti dico questa roba qua. Che sono bastardo, perché non vedi un cazzo, tu vedi un muro. Sì, io sto colpendo la ceppa, ma fammi una furia. Fammi, giusto per tiro contro la morte. No. Si sposta. Fammi un tiro di perception generico, così. Non mi piace. Ok, buono. On target. Cioè è per ricordarti, cioè la scena è: tu ti alzi, vedi un muro di nebbia, ti devi ricordare là dov'era. Ok, là. Perfetto. La sparo. Là. Gliel'hai sparato proprio in testa. Un bello shatter di terzo. Ok. Tiro salvezza 17 su costituzione. Ok, tiro salvezza 17 su costituzione. Tanto tiriamolo il tiro salvezza su costituzione. Ah, ti dico che sono 5 di 8 perché lo casto di quarto più un altro non di 8 passa, che mi dà... usa la Divine Legendary Resistance. Quindi lo passa, tira i danni. Lo passa. Vabbè, sono 5 di 8 di tuono. Ok. 30 danni da tuono, quindi siamo 15. Ok. Sentite un... Ok. Quanti danni si è preso, quindi?
quindi no, non lo sai. Cioè, hai sentito che, cioè, tu quello che percepisci è che lei sta, ha resistito parzialmente all'incantesimo, perché questo lo sapete da caster. Ok. Sì, ma è, no, nel senso, l'incantesimo che lanciate è uno di quelli che prende metà danno se passa il, se sì, sorpassa. È uno di quelli che prende metà danno se passa il tiro. Ok, no, la domanda era o 15 o 30. Boh. Ah, ok. Beh, dipende, non so. Comunque se danni qualcosa si è preso, boh. Non so se di danni, qualcosa di danni si è preso, qualcosa di danni si è presa. Ovviamente non vedete un cazzo, per cui non vi do nessuna indicazione di che cosa sta succedendo all'interno, Aspetta. Ok. Ah, il mio ragionamento è molto semplice, comunque lo voglio dire. Siccome la seconda forma avevamo dato per scontato che fosse debole al fuoco, dubito che la debolezza al fuoco ce l'abbia anche la stessa. Cioè, è chiaro che le tre forme sono diverse l'una dall'altra. Sì, sì. Lui. Quindi sto puntando a capire quale sia la sua debolezza. Tu hai fatto frantumare, no? Yes. Ok. Usa un'altra legendary action. E Adric, percepisci che il freddo si intensifica di questa nebbia. Fine della cosa. Ah, ok. Bremen, tocca a te. Allora, io ordino allo Shield Guardian di lanciare un Healing Spirit. Sì. Riesco a curare sia Kapanuk che Kane? No. No, non in questo round. Devi scegliere o Kapanuk o Kane. In realtà, aspetta, Healing Spirit. Però so che si può. Lo puoi muovere di 9 feet, di 30 feet. No, ma quello ce la fa. Però non mi ricordo mai se lo può fare nello stesso round, ragazzi. È solo questo. Perché nel round successivo mi ricordo che puoi dirgli un'azione bonus e lo sposti. Aspettate che me lo guardo qua tra gli incantesimi. No, as a bonus action on your turn, tu puoi muovere lo spirito per 30 nel spezio che tu vedi. Dice un bonus action nel tuo turno? Sì. Se è scritto così, uno se fa action e bonus action può lanciarlo e spostarlo. È consentita come cosa. Attenzione, ma può farlo il costrutto? Riesce a farlo? Allora, sì, però tu, perché attenzione, però, perché se non ricordo male, per usare questa roba qua è la tua azione, non è la tua bonus, Aspetta, No, per fargli no, usare no. Per fargli usare l'incantesimo, non è la tua bonus. Aspettate. Allora, Guardian Amulet of the Shield Guardian, te lo dico qua, anzi te lo condivido che te lo puoi anche mettere lì sopra. No, aspetta, perché qua non lo vede? Ah, è perché è sotto Shield Guardian, scusami, quell'abilità lì. È sotto lo Shield Guardian. Non è... aspetta, te lo vedo. Perché, ragazzi, scusateci, ma avendo tolto tutto... avendo cambiato computer, tutte le robe che avevamo... Nel frattempo, Freda potrebbe raccontare una delle sue barzellette, proprio di fine stagione. Cavolo, eppure non sono pronto per questa... Freda, le hai raccontate per... 2 anni, cazzo! Sono troppo concitato in questa fase, come si può vedere, sto facendo tanta di quella roba. No, allora, no, non dice devi... quando ho comandato di farlo, quindi per me qua sopra puoi usare la bonus per fargli fare questa roba qua, quindi... Allora gli faccio fare...
Quindi bonus action che gli fai castare l'Healing Spirit, presumo, su Kapanuk e poi spostarlo su Kane. Esatto. Ok, allora arrivo subito. Però almeno ti faccio consumare una bonus action per fare sta roba qua, perché sì, sennò... Sì, va bene. E l'Elix Spirit cura 1 di 6. Io non lo vedo. Quante volte lo puoi spammare l'Elix Spirit? Questo era un precast addirittura, eh? No, nel senso, in turno quante volte potresti curare qualcuno? Ha un limite pari... Un po' più lo spell casting. Esatto. Di modifica, perciò. Quindi può curare, cura un numero massimo di volte. 5, 6. Ah, quindi potrebbe farle tutto in un colpo solo, oppure dilazionato nel tempo, nei turni. Esatto, però massimo. Ragazzi, non vedo perché non c'è. Cazzo, mi ricordavo che ce li avevo. L'Healing Spirit sarà in qualche. Ma sarà in qualche modulo che non ho abilitato. Vabbè, userò lo Spirit Guardian, va bene? Ma per cosa? Come simbolo, dici? Come simbolo, quindi tu lo hai castato su Kapanuk, sì. E poi lo sposti sopra Kane. Esatto. E faccio due cure a uno, due cure. Kane, te lo sposto così perché sai, se no la solita roba non riesci a cliccare sul tuo token. Quindi una cura su Kapanuk e una cura su... No, ho fatto 2-2, ha detto. Non può fare 2-2. No. Deve fare comunque una volta lo tocchi. Cioè, tu potresti curare tutte le persone a filotto, ma una persona per round. Vabbè. Potresti curare 6 persone in un round solo, però... Perché non può farle tutte su uno, per esempio? Perché sarebbe overpowered per un cantesimo di secondo livello. L'hanno messo proprio come regole per dire: se no, con uno slot di secondo cureresti quanto è a passata, Bremen? 1d6 e basta. 1d6 e basta? Sì, ho capito, ma con un incantesimo di secondo sarebbero 6d6 di cosa. Grazie per il cheer, ragazzi. Grazie mille. No, di terzo livello farebbe un 2d6. Ho capito, 2 di 6 per 6. Capisci, di terzo livello comunque tanto, come 2 di 6 per 6. Allora, io faccio 1 di 6 a Kapanuk e recupera 4 intanto. Ma l'hai castato di quarto? No, di secondo. No, se era quello sull'healing, No, esatto, scusa, bravo. Era di terzo perché tu non avevi più slot di quarto. Di quarto, ecco. Quindi era di terzo perché tu non avevi più slot di quarto. Perciò 7. Quindi 7 punti ferita a Kapanuk. E cazzo, volete proprio salvare? E 7 a. A Kane. Vogliamo proprio salvarlo. È stato con noi fino adesso. L'abbiamo portato davanti a morte. Tu, Kane. Sì. Okay. Ok, io mi sono segnato che ho già curato 2 volte. Perciò ne ho ancora 4. Adesso io. E l'ordine che hai dato al guardiano è di curali. Tipo, curali. Okay. Esatto. Dopo non so se lui si deve spostare, quello io non posso comandarlo. Vedrà lui. Vabbè, lo vedrà. Vai, tu poi cosa fai? Io mi allontano. Mm-hmm. Qua così. E faccio Draconic Spirit. Allora. Ok. Ti odio perché questo lo devo ricreare, maledetto. Allora. Io non posso, vero, rompere la mia forma animale con la volontà. Sei castato stesso, sì. Sì. Ah, quindi posso. Ma vale un'azione? Arrivo, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Il Draconic Spirit. Il Draconic Spirit segue il tuo, giusto? Di. Penso che come iniziativa. Allora.
Non te lo chiedo neanche, perché già so che... Dove lo casti il Draconic Spirit? Sopra. Sopra la cupola. Sì, ok, tieni conto che è 30 feet anche la cupola sopra, eh? Sì. Ok, cioè non ci arriva col soffio però, eh? Oddio, ci arriva. No. Ci arriva, al centro. Ci arriva. Ma di pelo ci arriva, sì, 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 sì. Sì, sì, perché è un 30 foot cone. Sì, sì. Non ti chiedo neanche che lo farai cromatico, il drago, immagino. Sì, quello per la resistenza al... al ghiaccio, diciamo, al freddo. Diciamo, lo metto qua. E tra l'altro, Auril, aspettate che faccio una bella roba. Bam! Così voi non la vedete più, Auril. Così. La più scenica. Così Auril proprio non la vedete. Io mi prendo resistenza al freddo, ovviamente. Tu ti prendi resistenza al freddo, non l'avrai mai detto. E gli fai fare a lui, presumo, l'attacco del soffio. Con che danno? Lui ha fatto... Io cos'è che posso fare? Fuoco? Sperimentiamo, raga. Puoi fare qualunque... Sostanzialmente quelli elementali. Quindi fuoco, fuoco, freddo, fulmine, acido... Allora, vale, fuoco lui. E freddo ti sconsiglierei di farlo. Il secondo è proprio stupido da fare. Fuoco, freddo, fulmine, acido. Qual è, ragazzi, dell'ultima roba? Forse veleno l'ultimo? Il tuono lo può fare? Eccolo qua, forza. Dipende acido, freddo, dalla forma scelta. Fire, lighting e poison. Acido, cold, fire, lighting e poison. Era poison l'ultimo, che è del drago verde. Sono i draghi cromatici, ragazzi, i draghi cromatici, quindi no, Thunder era l'altra forma. Thunder era l'altra forma di quello gemmato, però non aveva la resistenza al freddo. E faccio non freddo, non fuoco. Resto. Voglio fare acido. Ok. Provo. Che dite? Ok. Allora, sì, sì. A te qua sopra non faccio proprio molto tirare perché è un cono che soffia. Vedete che appare questo spirito traslucido di un drago di qualche tipo, che a un certo punto, vedete, inala un'aria che non sta respirando, però poi soffia ed esce effettivamente un fiotto di acido. Tiro salvezza su destrezza. Questo gli fai fare il tiro perché è talmente ampio il raggio che lo prende. Cioè gliel'ha castato sopra. Da sopra il centro lo vede. Cioè non è che non vede dov'è il centro. Ed, ah, è, okay. Ed è un cono questa roba qua. Ok. È un cono 30 feet. Quindi vuol dire che alla base è largo 30. Destrezza, cioè, DC. Esatto. Cioè se lui non cassasse abbastanza in alto prenderebbe tutta quella zona lì, eh? Tiro salvezza su destrezza. Destrezza. 18. Quindi lo passa. Quindi di mezza. Sì, non ne fa tanti di danni. Vabbè, sono 2 di 6. Comunque 10 danni. Allora, ed è danno? Era? Acido, avevi detto? Sì. Ok. Percepisco se gli ha fatto danni, quello non lo so. No, questo non lo sai, perché non è un incantesimo lanciato su di lei. Conto è gli incantesimi che la targettano, un conto... Cioè, vedete semplicemente... Soffia all'interno di questa nebbia e presumi che abbia fatto qualcosa. Beh, hai fatto tiro destrezza su destrezza, giusto? Mm-hmm. Ma in base a cosa? Perché cioè, c'è scritto nell'abilità del tuo forma di spirito. Ma per superare che tipo di attacco? Cioè, che numero di soffio per salvare? Sì, tiro di salvezza su destrezza. Ma come facevi a sapere per vedere se passavi o meno? Perché è pari alla tua... È alla mia... È alla tua spell save DC. È sempre uguale, è pari alla tua spell save DC.
Ok. Ok, quindi la tua è 17, se non ricordo male, perché tutti voi che siete puricaster a questo livello avete massimo 17. E quindi... Ok, fatto. Tra l'altro, buon round questo qua, direi, di... perché ha sia curato che un po' di offensiva. E comunque ha buttato giù roba che poi può essere utile. Adric, tocca a te. Adric, subisci 10 danni da freddo. Dimezzati diventano 5. Molto, ma molto male. Non bene. Beh, comunque, allora io direi che casterò una spell a questo punto. Troppo mi segno il danno. Ok. Mi casto Aura Vitality. Ok. E altrimenti uso la bonus action per curare 2d6 una creatura che è nella mia area di 30 piedi attorno a me, quindi molto probabilmente Kane rientra in questa fascia, giusto? Sì, 30 feet, assolutamente sì. Ah, tra l'altro io ti ricordo, aspetta, ti riassumo meglio com'è, eh. Tu praticamente fai conto che sei a praticamente al che ne so, novembre, e stai per entrare in Brianza. Sei in quella fase proprio di confine, per cui se davanti a te c'è il nulla e ti giri e vedi i tuoi alleati, però davanti a te c'è il niente, come la nebbia in Molise. Ecco, io farò questa cosa qua e mi sposterò far resto dalla, perché sono sotto l'influenza di questa, tanto freddo, quindi sì. Quindi curi di 2d6 Kane. Esatto, ok. Aspetta che te la metto la l'Aura of Vitality, se ce l'hai, basta fare così, guarda. Ed è di quarto. 30 piedi. No, è di terzo. Di terzo. Guarda qua. Ti metto spam. Ora hai l'Aura of Vitality. Ok, quindi tiro di 2d6. Sono tre questi. Ma se clicchi su, se vai nella tua scheda, io lo so che è abbastanza su Aura Vitality. Sulla scheda apri Aura of Vitality, clicchi sul più, sulla croce rossina. Devi aprire la lentina di ingrandimento, eh. Sì, sì, sì. Allora Aura Vitality, ecco qua. Metto tac, heal effect, heal tac. Ma dato 6. Ok, wow. No, perché il vantaggio è che io così li posso prendere, trascinarli su Kane e lo puoi applichi l'effetto direttamente invece di e scalarli. Naturalmente mi sposto, i soft li ho segnati io, salvo, mi sposto esattamente, ah ok, fai conto 1 2 3, potrei spostarmi dietro Kane a sto punto, così okay. Dopo la mia aura riesco ancora ad essere Lucazzo. Riesci a spostarti? Facciamo così. Ah, aspetta, dove? Così? O quello dietro ancora? Sinistra o destra? Sinistra. Qua. Ok. 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 Round di, di difesa questo qua, direi. Sì, ma sì, ci sta. Faccio il chierico. Ci sta, ragazzi, anche perché non ve lo dico, ma era morto al round successivo Kane. Se non facevate niente, perché anche se prendeva metà danni da quell'abilità, quanto ti erano rimasti? Allora, io il fight questo qua l'ho fatto con 58 di 69. E quindi aveva 11 punti ferita. Ed era stunnato. Ok. Merrick. Merrick che non agisci a questo round. Io purtroppo sì, ma già che ci sono ti chiedo per il turno dopo. Io se devo lanciare una magia, che faccio lì? Come allora, faccio a lanciarla a raggio? Allora,
È a raggio. Se è un tiro per colpire. No, 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 a raggio. A raggio che cosa vuol dire? Ad area? 9 metri. Un razzo di 9 metri. Ok, una palla de fuoco. No, l'onda distruttiva. Ok. Sì, comunque 9 metri sono 30 feet. Eh? 9 metri sono 30 feet. 9 metri non ti faccia neanche tirare. Ok, perché il suo era un 10 feet. Con una da 30 feet, coprire una zona da 30 feet. Pigli. Ok. Vabbè. Okay. Basta. Scusate. Eccoci. Scusate. Allora, scusate ragazzi, è saltata un attimo, appena mi si è mutata il microfono è saltata la live, quindi cioè, il portatile sta andando per grazia divina e la divinità le stiamo menando, quindi c'è un po' di conflitto di interessi da quel punto di vista. Quindi, ok, Merrick, eravamo rimasti al turno di Merrick. Merrick sta subendo gli effetti della fine di un velocità addosso, quindi non fa niente. Niente. Tocca. Peccato. Ad Auril. Allora. Peccato per quello. Auril. Ma quasi come me. Auril. Auril. Si arrende. Auril si arrende, mi pare che sia. Ecco. Beh, sono arrivato. Auril si arrende. Sì, sì, perché onestamente parlando. Manifesta superiorità nostra. Che glielo fa fare alla fine? Ma infatti. No, no, non ci credo. Poi... Mi state percolando. Lei in realtà è a favore della pace. No, mi state percolando, dai. Okay. È messa a 90 gradi Fahrenheit. Quindi è molto fredda. Mm? Si è messa a 90 gradi Fahrenheit, ho detto. Certo, sì. Ok. Ok. Però lei è invisibile. Quindi invisibile nel senso che non la vediamo. Non la vedete. Quindi vantaggio a tirare. Minchia. Ho fatto 7 e 2. Kane, 20 ti piglia? 19 sì, riesco a fare lo shield. Sì. Allora non mi piglia. Ok. Scudo, vedi un altro di quei raggi che faceva per colpirti. E un molto altro alla Harry tiro, Potter. Un altro tiro, però normale perché ha svantaggio nel tiro. Però 28 direi che prende lo stesso. Anche perché arrivo a 23. Ah, 24. No, non prende te. Ah, ok. Sono 15 danni. Aspetta, su chi va? Indovinate un po'. Bam, Kapanuk va giù di nuovo. Ah, porca puttana. No, è morto? Kapanuk va giù. Cioè, stava, no. Si stava ritirando su, l'ha mezzo curato. E lei ha fatto... Attaccando i deboli, proprio. Aspetta, ma è morto morto o deve rifare i tiri? No, è riandato giù, cioè non è morto morto. Ah, ok, sono... è ritornato a zero punti feriti. Ma cavolo, che può morire. Non ora. Allora. Un parafulmine. Si sta prendendo di tocce. Ci sta prendendo in giro, sta giocando con noi. Sentite una risata nella vostra testa. Kapanuk, tocca a lui e deve fare il suo di nuovo un tiro. Ma adesso fa quindi... 20. No, niente. Ok, allora vabbè. Vita 1, morte 0. Kane. È un'ottima filosofia comunque. Vita sua, Mosmea. Ok, allora. Io continuo a non vederla perché sta là dentro. Mm-hmm. E quindi scegli di entrare. No, sto pensando di fare saggia, come decisione la stessa cacchio.
Ma secondo voi si sposterà? Perché dovrebbe spostarsi? Appunto, è dentro, esatto. Attacca con vantaggio, noi non l'abbiniamo. Ma dal centro, da dove era? Potrà spostarsi? Ah, quello può essere. Adric, io te lo dico. Allora, faccio venire Giorgetto uscito da me. Mm-hmm. Diciamo che ti sale in spalla. Ok. Questa figura, questo è quel punto. Io non mi ricordo come avevo settato Giorgetto. Era... Bella domanda, perché l'avevi... Gli avevi fatto lo scudo. Però lo scudo, se non ricordo male, lo avevi lanciato a bomba. L'avevo lanciato, sì. E fatto a bomba. E quindi no, lo avevi ricostruito. Sì, come ballista, no? Come... Allora, vabbè, lo faccio dopo, perché alla fine qua ci interessano i danni. Anzi no, lo posso fare anche adesso, questo turno lo farò difensivo, nel senso dicevamo che con un esti posso lanciare due trocchetti volendo. No, aspetta, non nel primo round però. No, nel secondo. Nel secondo, sì. Che sarebbero con svantaggio se avessero dei tiri per colpire, giusto? Certo. Ok, allora faccio così. Casto Haste su me stesso. Ok, allora aspetta che ti prendo qua, vediamo se funziona. Allora, vediamo, te l'ha alzata la classe armatura? No, ho messo più uno per... No, dovrei arrivare a 21, giusto? Sì. No, non me l'ha alzata. Ok, ricordiamoci che hai... Ricordati che hai 21. Ok, con la mia seconda azione uso la superior healing. Ok, te la ricordi? C'è scritto dentro. Sono 8 di 4 più 8 più 4. No, giusto? Sarà 8 di 4 più 8. Più 8. Di solito è il numero di dadi e il bonus anche. 4 di 4 più 4, 2 di 4, cioè così. Sì. Ah no, è perché ti ho messo il fly addosso. Ok, ripristino 28 punti ferita. Te li segni tu? Sì, sì, 45-28. Vediamo, adesso dovresti avere la classe armatura alzata. No, neanche ora. No. Vediamo, bam. Vabbè, però hai l'ace adesso. 17. Ok. Ora respiro. E con l'azione bonus, tanto non mi costa nulla provarci, Giorgetto spara con svantaggio. No, aspetta un attimo. Ah sì, ok, hai usato l'oggetto per bere. Bonus action, Giorgetto spara. Tira con svantaggio. Sì, sì. E 9 più 9 di 18. 18 miss. Okay. È più alta la classe armatura rispetto a prima. Vedete proprio questo scambio di raggi attraverso la nebbia, azzurri contro rossi. Tipo Star Wars improvvisamente. Allora, però lei risponde. Vada, rispondi. Ti fa un bel legendary action. Okay. E quindi usa il suo attacco polare con vantaggio. Minchia. No, no. 21. Dai, 21. Questo è buono. A parte che avevo 19, senza isso. Sì, 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 non lo so. No, ogni tanto, ragazzi, io ve lo dico, l'avete visto l'altra volta, che quando tiro giusto, Auril fa male. Poi però faccio 4 e 5 con vantaggio. Bene. Niente, non fa nulla. Bremen, tocca a te. Allora, ricuro Capanuca.
Ok, mi sa che a questo round però l'ordine dovrebbe essere prima Kane e poi di nuovo Kapanook. Sì. Okay. Allora, questo combattimento è diviso in tre fasi. Ci sono ricordati quelli che curano. Sono andate via 4 usi. Sì, sì. Quindi Kane recuperi altri 8 punti ferita. E Vabbè, tanto lui giù su. No, infatti questo combattimento sono tre parti. Da una parte c'è Kapanook che muore e Bremen che lo cura. Dagli altri, tra un po' Kapanook si sveglia e fa: basta, lasciatemi morire, cazzo. No, dall'altra gli altri che combattono e io che sto lì stunato gigantesco con le stelle della testa. A me dispiace per Kapanook, ma io adesso devo fare una cosa. Devo dire a Shield Guardian di proteggermi. Beh, però, c'è senso, in modo che se Harry dovesse attaccare, l'attacco se lo prenda il Shield Guardian. Ah, pensavo Kapanook. È possibile? Ah, proteggimi, ti dice. Cioè. Ok. Lo Shield Guardian fa quell'antica roba del... ti si piazza davanti, ti darà una cover. Stavo immaginando lo Shield Guardian che guidava lo Living Spirit, no? Vedete, lo Shield Guardian che si era concentrato sul cristallo che aveva nel petto e vi faceva così. Mi piace per la pacca, però. A questo punto il Vai. Drago risoffia. Ok. Sì. Ditelo a fuoco allora, ragazzi. No, beh, allora. No, decidi tutto, tu. No, no, ragazzi. Tutto tranne il ghiaccio. Non fate queste robe qua. Frega. Tuo PG, tuo drago, tua decisione. Perfetto. Tue conseguenze, tua responsabilità. Sì, sì, ma vai allora, tranquillo, non star lì a guardare noi. Cioè, io gli dico: Adric, fai un muro di fuoco che taglia il cerchio. Gli dico questo. Gli ordina, attenzione. No, infatti. Ehi, tu, Adric, tagliale il fuoco di dosso. Esatto. Mentre faccio da acido. Sempre. Acido? Sì. Acido sa. Anzi, no, faccio da lightning sto giro. Lightning. Le prova tutte. Basta che non mi fai. Se mi fai da ghiaccio, giuro, vengo fisicamente a menarti. Tiro salvezza su destrezza. Non lo passa. Tira i due dadi da 6. Falla ghiaccio. Ok. Ghiaccio. Ok. Poco, so cazzo. E dai altri ordini allo spirito? No, resta lì. Anche perché lui può subire danni allo spirito se entra. No, può subire, cioè allo spirito dici a 50 punti ferita, se ha punti se un antico detto, se ha punti ferita può essere ucciso. Ok, tu che cosa fai perché hai ancora un'azione? Ma io posso lanciare... No, lo posso lanciare... Vediamo. Spell che non siano a concentrazione. Cazzo, resistance, no. È tutto. Che distanza, 15 feet, non riesco a fare nulla. Scusate, ho sbagliato. Non so cosa ho fatto. Incantesimi che abbiano un eventualmente o cantrip. Cioè, per dire, puoi anche lanciare un Produce Flame e buttarglielo in mezzo con svantaggio, però... Però è 10 feet. No, che 10 feet? Distanza. Ah no, 30 feet. Il Produce Flame. Ah, 30 feet di distanza e basta il Produce Flame? Sì, ma che, davvero? Sì, 30 feet. No, aspetta. Dico 30 feet a few. Sì, è vero, 30 feet. E 30 feet è il... il raggio della sfera, è il raggio della sfera, quindi nada. Niente, non posso più fare nulla.
Beh, oh, però ricordati sempre che ci sono altri incantesimi che ti puoi fare. Ti puoi fare i guide, cioè... Faccio... Però se non vuoi fare niente, ad esempio, se non vuoi fare niente, un'altra roba che puoi fare è andare in difensiva. E come... Scusa, dai svantaggio all'avversario a colpirti. Ok, ma se mi faccio un... Io ho già un resistance, se me ne faccio un altro di mezzo quattro volte... Quale resistance? Al freddo. No, resistance quello lì non è resistance di danni, non di mezzi danni. Ti dà un D4 al tiro salvezza. Vai. Ti aggiunge un D4 al... Quando fai un tiro salvezza, aggiungi un D4. E faccio così. Ok, ti lanci resistance a te stesso. Ok. Allora, usare l'aura... Non so che cosa farle fare bene qua. Guarda, nel dubbio quando non sai lasci perdere. No, 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 il cavolo, perché adesso lei le farei prendere ancora. No, che poi te ne penti, la fai sfigurare, lascia stare. Cazzo, dimenticavo anche una roba, va bene, vabbè, non importa. Queste corna, capre cavoli. Ok. Tiro pulito. I dadi. Ok. Ok. Resta giù. E via, ha usato la... Questa era la seconda legendary action. Fatto. Resta giù chi? Capanuk. Vedete un altro raggio che lo colpisce. Ah, okay. Ben, giù. Sì, ma ormai è immune. Adric. Agli anticorpi. Non è immune. Ok. Guarda che io ho visto tante volte i Cavalieri dello Zodiaco. Una volta che fai un attacco, il secondo non va mai. Basta. È vero, immune. È vero. Io uso la bonus action, giusto? Però dell'aura vitality mi conta come un incantesimo, presumo. No? No. Ok, perfetto. Era questo il mio dubbio. Quindi posso eventualmente castarne un altro. Mm-hmm. Yes. Quindi la faccio su Capanook. Cazzo, Capanook sta veramente... Sta soffrendo le pene dell'inferno, proprio. No, allora, 2 di 6. C'è aura vitality, lo sparo subito di là così, tac. Cosa cazzo ha tirato? Perché ha tirato tutta sta roba? Prendi i primi perché non so perché ne ha tirati tre di fila. Prendo il primo. Sì. Ok. Cioè, c'è una guerra, voi due. Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Muori, maledetto. Non ho capito, l'aura su chi l'hai fatta? Su Capanook. Ok. Non sa su Capanook. Dopodiché, visto che ho sentito gridare quel druido del quale mi fido ormai. Ciecamente dirò: spero che sia una saggia idea la tua. E muro di fuoco, cercando di tagliare a metà quella che mi sembra di vedere la zona, capito com'è? Non sapendo okay. Esattamente dove possa essere lei, dico taglio a metà. E vai in altro slot di quarto buttato via così. No, buttati sì. Si fa esperimento. Più o meno in che zona lo fai? Per conto di fronte a me, quindi la diagonale tipo... Riesco? No, vaffanculo. Perché prende sempre sto coso in mezzo? Beh, non si può fare niente. Così tipo, non si vede niente. No, tirami una riga, fai tasto sinistro, tasto destro, tira non una so riga. Che devo fare così, ma... Così, guarda, Adric. Aspetta un secondo, così. Voi non capite il problema che ho... Con la prensilità delle dita, no? Cioè, con un mouse del cazzo che è ipersensibile. Io non mi lamento che se tocco questo le mie cuffie salta la live, quindi non mi posso lamentare. È stato ipersensibile il mio mouse, quindi ecco, capito com'è? Ok, il caldo da che lato? Caldo dal lato opposto al nostro.
Ok. Ed è lungo quanto? Adesso ti dico esattamente le specifiche. Cilindrata e tutto il resto. Muro di fuoco. Allora. Stai zitto, è mio un muro di fuoco, no? Anche mio. Perché ce l'ho anch'io. Il range è da 100. Ah beh, allora spiega tu. No, vai, vai. Poi va solo a fare il polemico. Andate a cominciare a 60 feet long, non 40, non so dove tu l'abbia letta questa cosa. 60 no, feet, e allora è facile, perché se hai 30 feet di raggio sto coso è... e lo passi da parte a parte, dai. Ed è 20 feet high. Ok. È un foot thick. Thick. No, Adric. Fallo a un. Ma finito di rompere, io non ti sento più. Ha rotto i coglioni però, prima ha detto fallo di mezzo, no così. Guarda come è impegnata, io comprerei le azioni. Perfetto. In questo momento. È bellissimo, così bellissimo, proprio quello che volevo, perché io ho sentito lui che gridava fai un muro di fuoco, io dico va bene, speriamo che sia una buona idea. Questo muro di fuoco, adesso lui fallo a U, vaffanculo. Dammi una. Smettila di parlare Bremen e fai qualcosa. Allora. Ed è un tiro salvezza su. Allora, scusa perché a forza di parlare con. Direi destrezza se è un muro di fuoco. Sì, di... no, aspetta. Che no. Carisma. Sì, è destrezza, scusa. Che a forza di parlare con gli stolti impari a stolticare. Ok. 16 non lo passa. Menaglie! Menaglie! Sono 5 de 8. Aspetta che fanno i damage. I damage, li tiro così, va bene. Questi sono danni. Ok. Quindi ho troppe finestre aperte. Oh. Ma spero che il muro di fuoco gli abbia scaldato l'anima. Ok. Muro di fuoco fatto. Muro. No, è muro de fuoco. De fuoco. E direi che ultima legendary action ti risponde. Me mena. Esatto, ti arriva un con vantaggio. Ah, bella, un raggio polare. No, porca miseria. E quindi raggiunge lo zero assoluto. E parte una sigla popolare. La faccia di un master qui. Doppio 4 ho fatto. Gli fai una deviata alla Elden Ring, cioè proprio gli rimbalzi lo spell con lo scudo. Proprio così ha detto: guarda, ti paro anche questo. Non mi avrai così facilmente. È la resa dei conti questa. Mi sono preparato una vita per essere qui. La scena interiore, la scena interiore di Flyway. Volarrei, manca. Ma poco parapapa. Sì, sì, ma proprio. Va bene. Ok. Merrick, tocca a te. Allora, domanda, se io vado a sud nascondendomi dietro la roccia, quanti metri sono? Perché non riesco a fare i conti con i quadretti. Nel senso allora, che. Allora, ragazzi, è una puttana. Tira quella riga. Tasto sinistro, tasto destro, tiri verso il basso. 40, te lo dice lì sopra, 40 feet, arrivi fino a qui. No, da lì, se riesco, sono 55 feet. Quanti sono 55 feet? Io da riga 55 feet. Perché la scimmia sono 40. La scimmia sono no, 40. No, fidati. Cosa sono 55 feet? Vuoi fare il dash? Ah, vuoi fare il dash? No. Cosa sono 55 feet in metri? 50 feet dovrebbero essere 15 metri. Male. Scusa. 40 perché... feet sono 12 metri, quindi 15 metri. Vabbè, allora scusatemi 50... un attimo, ma è più semplice. Che cazzo vuoi fare, Merrick? T'ho detto, no. Volevo ritrasformarmi normale e tirare un incantesimo che ha. No, ma non hai detto, non ho mai detto quello lì, però mi hai detto mi muovo in forma di scimmia 40 feet verso sud. 40 feet arrivi più o meno lì. 9 metri, volevo capire 9 metri in feet quanti siano, quante fossero. 30 metri. 30 metri. È il base proprio. È esattamente. No, scusatemi, che dico, scusatemi. No, ha ragione lui, è 20. Cosa?
9 metri sono 9 metri più 30, per piacere, è la base proprio della... Ok, allora, no, scusa, hai ragione, è 30 feet, questo. È la, la, la nebbia è la palla di fuoco. No, palla di fuoco sono 6 metri. Appunto. Ah, no, lui fa onda distruttiva, è vero, che è un'altra roba. 30 feet è tutta la nebbia di Auril, 30 feet. Ok, quindi se io mi piazzo al limite della nebbia e lancio, perché è a 9 metri da me, fa un raggio di 9 metri da me, dovrei prendere il centro. Ti boccio come master, però, perché il cazzo, se masterizzi, almeno sapere come cazzo funziona uno spell, allora... Io dovrei riuscirci. Ok, perché... Ok, allora, tecnicamente, se tu ti piazzi al limite, dovresti arrivare a prendere fino a metà della... della quindi prendo anche il centro. Dovresti prendere anche il centro. Boh, sperando che sia ancora lì. Allora faccio così, vado al limite, tolgo la mia forma e faccio un incantesimo. Vai quello qua. Che era. E adesso faccio, iniziamo a fare un po' di contraerea, perché sennò... Io sarei entrato. Sì, entra 30 feet. Occhio, magari così prendi però anche Kapanuk e... Non c'entra niente, perché scelgo io. Ah, ok, perfetto. E quindi frega niente se c'è qualcuno in mezzo, perché scelgo solo, scelgo tutti tranne quelli che i miei okay, amici. Ok, cioè devi colpire chiunque tranne quei tuoi alleati. Okay. Sì. Sicuro? Sei veramente sicuro di non voler colpire qualcuno dei tuoi? Sto pensando su Adric. Ok. Adric probabilmente si è allontanato nel perché, dubbio. Non so, nel momento in cui devi proprio rompere le balle mentre lanci, forse... Sì, saggiamente sono più... Okay. Ma Adric lo prende con vantaggio, cioè nel senso... Onda distruttiva. Onda distruttiva, costituzione. Allora, onda distruttiva, sì, tiro salvezza su onda costituzione. Costituzione. Onda distruttiva. 24, direi che la presa. Vorrei vedere una fusion. Allora, Bremen, Merrick e fare un'onda. Allora, se una creatura supera il tiro salvezza, subisce solo metà di quei danni e non cade a terra prona. Quindi devo tirare 5 di 6 danni da tuono. Da tuono. E 5 di 6 scelgo radiosi. Ok, radiosi o light. Allora, sì, tanto era indifferente. Vai, 5 di 6. Allora. Thunder. Questi sono i primi che sono Thunder. Quelli da Thunder. E poi questi che sono... Radius. Aquarius. Loving and understanding. Sympathy and trust abounding. No more for pseudo derision. Golden living dreams of vision. Mystic crystal revelation. And the mind's true liberation. Aquarius. Scusatemi. Lo so che è una roba. La sappiamo solo io e Adric, questa roba qua. E nessuno di voi. No, la pubblicità di Aquarius la conosco anch'io. Ma non è la pubblicità di Aquarius. La canzone. Ok, ma è Hair, il musical. È una roba da fricchettoni proprio, era proprio... Beh, proprio... sentite, da fare i boomer da un'altra parte, grazie. Lo so. Ok, ma boomer. Raga, no, ma voglio dire, Hey, Jesus Carale Superstar sono proprio sì, i classici dei musical, E poi c'è anche Cats, se vogliamo proprio. Ah, sì, però Cats era un po' furie, quindi non mi piace. Almeno Jesus allora... Christ, quello lo sai, Salvo? Na na na, na na na, na 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 na. Hai mai sentito sto movimento? Motivetto? Sì, ma non mi viene in mente. Jesus Christ, Superstar. Ah, sì. Però sa che io ho finito il movimento. Hai finito il movimento? Assolutamente sì. Quindi rimango lì come un cretino. Hai ragione. Salvo, guardati Brian di Nazareth piuttosto di Jesus Christ Superstar. Che... Ok, Brian. Sì, merita di più. È come guardarsi
la Brancaleone o quelle robe così, cioè... Branca. Il personaggio di Maria poi è stupendo. Va bene. Ok. Percuotetelo molto vudemente. È morta? No, decisamente no. Ma non vediamo neanche se subisce effetti. Non vedete un cazzo. No, io penso che una volta che cade a terra sparirà la nebbia, penso. Sì, no, il discorso è farla cadere a terra. E non vedessimo un cazzo era abbastanza logico. Ma era anche rincuorante. Bon, finito il mio turno. Vedere. Soprattutto Breve non guarda cazzo. Io non li guardo. Esatto. Messo ancora il tempo, seducila! Non la vedo. Sì, ma adesso è un cristallo, è un po' complicato. Ma va bene uguale. È una Swarovska. Ha spostato adesso tutto. Siete in mezzo alla nebbia. Porca galera. E deve fare, siccome è passata attraverso, però dovrà di nuovo fare un tiro salvezza su destrezza. Destrezza CD17. E io sono sempre al limite in pratica. 17, passato in giustezza, però ritira i danni. Ma quindi lei è sempre al centro? Quindi se si sposta la roba? Allora, giusto per chiarirci, Adric, Kane, Kapanuk, non vedete proprio letteralmente niente. Stato. In questo momento, è proprio zero. State... Nessuno. Allora... Quindi non vedo neanche i miei alleati, di conseguenza non posso... Non vedi un cazzo proprio in questo momento. Ok, la metà, perché l'ha passato. O vediamo... Quelli che hanno scuro visione vedono comunque dimezzato con svantaggio? No? No, perché l'oscuro visione è per la linea, per la luce. Cioè, se fosse... e poi non funziona neanche col buio magico la roba. Cioè, questa non è che è calata la luce. Sì. È che ci sono particelle di brina davanti ai tuoi occhi, quindi la low light non funziona. Sì, ho capito, tecnicamente sopra. È blindness, però non è darkness di fatto. Esatto, non è darkness ma è blindness. No, Kilat, non è darkness, è praticamente ha creato una... è come la fog cloud, come nube di nebbia, più o meno, sostanzialmente, ma è un'abilità di Auril. Tocca quindi ad Auril. Direi. Allora. Comunque noi possiamo ragionare sul fatto che lei è al centro di tutta questa roba. Lei si è spostata, non c'è più lì. Abbiamo comunque l'udito, non è che se ci chiamiamo a vicenda possiamo fare noi. Vabbè, no. L'importante è sapere dove sia, perché è più facile, è al centro. No, l'importante è che sapere dove siamo fra di noi, cioè... logisticamente parlando. Non puoi muovere il muro di fuoco, vero? No, sa di no. Va bene, vedi? Avessi fatto una U. Bisogna vedere da che parte, però la rivolgevo. Che differenza è? Ho capito, però la differenza delle altre spell. No, era... il mio era solo per romperti le balle. Ok, allora forma di X potevo fare. Solo potevo fare un muro stretto un centimetro alto 1000 metri. Adric, dimmi. Sedici danni da freddo, 8 dimezzati. Prendo frio? Sì. Tirami, mi fai anche un tiro salvezza. Sì. Su costituzione. Serio. Ok, 18. Mantieni la concentrazione sulla tua aura. Okay. E qua. Eh,
secondo raggio di nuovo a ti passa due. Ma sì, ma non ti fa nulla a Adric, cioè vedi che sì, per un pelo proprio a sto giro ti passa a fianco. La bastarda mi sta puntando, ho sentito qualcosa. Allora, qualcosa di gelido ti sta entrando. Sì, mi ha sfiorato proprio stretto. Ho stretto le natiche. Allora, che sentite in galera. Sentite un tutti? Aspetta un attimo. Cos'è che ha sentito? Ok. Gemito, tipo, non so. Un gemito? No, non so, un suono. Un verso. Allora, o hai evocato qualcuno, c'è qualcuno che soffre? Tra l'altro, scusatemi, anche Kapanuk. Ah, Kapanuk è lì sotto. Kapanuk forse sarebbe il caso di... Lo vedete? Adesso, aspettate, no? Che non ve lo faccio neanche vedere, Kapanuk, così non sapete cosa succede. Allora... Però anche io... Kapanuk, infatti, che mi sono perso perché è caduto tipo 12 volte, adesso cos'è? Il volta l'ho tirato su, teoricamente, però adesso non sappiamo, c'è la nebbia. No, il grido che avete sentito, lo riconoscete, era di Kapanuk. No. Penso che lo lascerò giù ormai. Il tuo ormai no, è un accanimento terapeutico. Così, esatto, no, dico una cosa del genere anch'io. Non posso più accanirmi contro quel povero ragazzo. Ha dato l'anima per noi. Scusatemi. Se vuole morire, devi lasciarlo. Per... Esatto. Un rest in peace. Rest in peace con due S. Però. No, doveva farmi un tiro pulito. Perché me l'ha fatto con. Aspettate, eh. Ok, agito, Auril fa un legendary action sua e fa un tiro pulito deve fare. Direi che prende. Prendo su Kapanuk. Ok. Non si sa perché vediamo. Presumo che la stia giocando così. Sentite. È una fo. Ah, ho capito chi è! Ha ammazzato il tipo, quello che girava. Sì, quello che. È tornato lui. Kane! Tocca a te. La mia volta. Allora, io ho visto la nebbia muoversi o se... Sì, la nebbia l'hai vista muoversi. La nebbia l'hai vista muoversi. Quindi, per individuare più o meno il centro ce la faccio? Diciamo che una volta che ti è arrivata... come prima. Dipende dall'area del bersaglio che vuoi usare. Allora... Se facessi dalla mia zona, partendo da me... un Thunder Wave di 15 piedi di raggio. Thunder Wave di 15 piedi di raggio. Scusami, no, è shift. È shift. No, shift. È control. Il cerchio. Sì, dove io faccio cavolo. Proprio l'angolo. Sì, ho capito cosa vuoi fare. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo. Così vorresti fare tu. Sì. Giusto? Sì, ok. Corretto.
Sì, lo puoi... non è che è fattibile. Dichiari se lo fai. No, no, è fattibile nel senso devo fare il tiro di perception per capire no, il centro. No, no, qua sopra. Questo volevo capire. Allora, no, puoi fare un tiro di perception. Comunque fallo per capire più o meno. Io volevo non farlo il tiro di perception. Ah, vabbè. Però diciamo che sei abbastanza sicuro. Hai sentito dei rumori provenire da più o meno la zona dove stai. Ok, ti tiro il Thunderwave e te lo casto di secondo. Ok. 12° livello. Quindi, sempre tiro se avessi costituzione. E sono 4 di 8 da tuono. Non è male. Ah cazzo, aspetta. E no, devo ritirare. Yeah, vantaggio. Vantaggio sui tiri salvezza, sta mignotta, e mi fa uno, no, dai, ritiro. Due. Sono più no... Ho fatto 11 col più 9 sul tiro salvezza su costituzione. Quindi sono... 14. Ok. Da tuono. Non so se... Allora, aspetta un attimo che c'è qualcos'altro qua sopra. Muore. Aspetta un attimo. Ma io ancora non ho finito se non... Allora. E sono... Quant'è che la spingi via? Ah, è vero che me lo dimentico sempre che la spinge. 10 feet? 10 feet. Batte contro il gallo. Allora, vedi che il tuo colpo fa volare via la nebbia. E vedi che quando vola via la nebbia. Allora, innanzitutto una cosa. Perché oltre a lei. Vedi volare via il corpo di Kapanook. Corpo di Kapanook, però noti che c'è evidentemente qualcosa nella nebbia è successo, perché praticamente tu vedi che nel cristallo c'è piantata l'ascia di Kapanook. Giusto. E il tuo colpo di onda tonante, vedi che... espande la crepa della dove aveva colpito l'ascia e senti esplode. È morta? Non vedete la forma sua. Aspettate che voglio finire di fare delle robe per buono. Correttamente, un attimino. Ok. Perché? A meno che tu non volessi fare qualcosa con action, bonus action. No, no, poi l'avrei fatta contro di lei, quindi... Ok, ok. La vedi sparire, ok. Bremen, tu cosa fai? Comando Link Spirit di andare... Di quanto lo può muovere Link Spirit? 30. Allora era qua. Ti odio fortemente perché era a due tiri salvezza sulla morte falliti. Perciò era a due tiri salvezza. Perché era. Perché no, doveva morire anche Kapanook. Però è cacato. No, cioè... Vabbè, tre, ma torna su in piedi. Kapanook. Avete visto manichini per il combattimento messi meglio di Kapanook. Cioè, tipo, normalmente ricordate che la razza dei Goliath hanno una pelle chiara. Ecco, sembra un po' marocchino ormai dalla roba, perché ha preso talmente schiaffi in faccia che da pelle glabra e color della neve... anzi neanche, perché è diventato violaceo proprio, è una roba, sembra una creatura infernale qua, perché ha la pelle che è diventata viola. Io ho capito, ma è felice? Adesso vediamo un attimino. Cioè, finiamo secondo me un attimo, lui è ragazzi. Felice.
Quello è l'importante. Ancora non capisce. Aspetta un attimo perché non è ancora il suo turno. Adric. Guarda intorno. Aspetta. Tocca a me. Ah sì, scusami, Bremen, tocca ancora a te. Finisci perché... Ah, tra l'altro è finito Living Spirit perché era la quinto, era... No, ne hai sei tu? Sì, esatto. Allora ne hai ancora uno, perché questo era il quinto, la quinta cura. Lo tengo là. Ok. Lo lascio là. E gli faccio un cure wounds. Ok. Sempre a K-Nunk, che è uno di 8 più 5. Vai. Guarda. Ok, allora, dov'è? Ok, non è, comunque non è messo bene, però si sta riprendendo. 1, 2, 3, 4, quindi... un'altra cosa che volevo fare, scusatemi, era questa. Era musichetten... Appena di prima potevi mettere Ben Hill nel cadere e ritornare su. Allora, volevo cambiare la musichetta. Allora, Adric. Vabbè, mi avvicino sfruttando l'aura e... No, aspetta un attimo. Prima ancora... Sì? C'è una strana sensazione. Un bagno di sudore? Sì, stavo per dire anche la stessa cazzata. Senti freddo. Ok. Come mai prima nella tua vita. Comincio a capire perché. Ah. Oh. Ma cioè, è sempre stato così freddo, sono solamente io. È proprio un concetto quasi alieno per te, eh? Penso di aver capito. È sparita la maledizione, forse. È morta veramente, ora sono... Diciamo che sento freddo come voi. Però... Sono contento di soffrire questo freddo. Perché vuol dire solo una cosa. Vero che tu hai... Che forse... Aurel è veramente sparita. L'abbiamo sconfitta veramente. K-Nunk, sii fiero. Abbiamo ucciso una divinità. Siamo dei deicidi. Fa malissimo, sì. Questa gesta rimarrà nei ghiacci. Lui è felice. Nella roccia. Come la forza. Tra un po' c'è K-Nunk che fa evviva puff, e c'è il gomito che si piega di altri 30 gradi in avanti, no? Tipo quando di curarti per l'ultima volta. Bello. E gli faccio sto 2 di 6. Vai. Io voglio avvicinarmi laddove dovrebbe esserci il cristallo. No, è andato in frantumi. Ok, cioè... Non c'è più niente. Non c'è più, cioè... Vabbè, ci sono i resti? Ah, no, proprio zero. È svanito proprio. Dopo che è sparito, è svanito. Ci miei. Chi tra l'altro, ragazzi, controllare... vi vorrei chiedere... se volete fare dichiararmi qualcosa, se no, ragazzi... Attivare il coso, dicevano. L'ha già fatto. Abbiamo già fatto. Io ce l'ho già attunato. Infatti... però avevi fatto la tua manovra, vero? Sì, fatta lei. Curiamo se dobbiamo curarci. Sì. Io ho il cubo che ha 8 slot di Q1 di secondo. Sputtaniamoceli tutti fino ad arrivare ai massimi dei punti ferita. A me ne basta, penso che ne basti uno. Io ho 15 punti ferita. Che dura un minuto questa roba, quindi l'effetto ormai sarà svanito, penso, dell'aura.
Io mi tiro qualche... Io sono già al massimo, quindi non ne ho bisogno. Oh, io posso tirarlo anche per me? Sono... Sì. Io ho consumato lo slot, ce ne sono 7, ragazzi, sono gratis, Cure Wands di secondo. No, lo farò anche a me. Infatti posso anche sputarmi qualche slot. Sì. Perciò vado a 4. No, io sono a posto perché ho fatto quasi tutto il combattimento in forma animale, ho preso le mazzate lì. Quindi me li posso sparare da soli. E faccio anche un cool once a me, vado al massimo. Allora, innanzitutto, dicevo che state abbandonando quella che è la rovina perduta di Itrin, che è ancora avvolta da questa aura di magia distorta. È un primo spettacolo che notate quando vi allontanate sulla lingua di ghiaccio che vi ha consentito di entrare nella città attraverso il ghiacciaio. Notate una statua di ghiaccio a voi familiare, bloccata in un urlo di disperazione, come a vedere i suoi sogni e ambizioni infranti. Vedete avarizia, colta evidentemente nell'attimo in cui cercava di fuggire dalla città, una volta che aveva visto che le sue truppe erano state sconfitte da quelle di Auril, e data la mala parata aveva provato un'ultima sortita, ma non le è stata favorevole. Ritornate su per le grotte ghiacciate e un attimino sorridete a Bremen, che si ferma qualche attimo a salutare la driade degli alberi, e, però dopo qualche vostro incoraggiamento del tipo che lo trascinate via di peso, decide di rimettersi in cammino insieme a voi, giurandole di tornare a farle visita, perché non sarà certo l'ultima volta che posa il suo sguardo su questa creatura splendida della natura. Ah, scusa, e non prova a farsi avarizia congelata? Cioè tipo cagnolino? No. Ritornate a percorrere un po' di poi... pudore a questo Bremen. Scusate, sono io che sono veramente sto cercando di fare un finale, un po', darvi un po' di epicità in una conclusione. Cioè, e quindi allora veramente finite tutti a Benny Hill. Hai ragione. Sto zitto. Sto ascoltando una volta. Mi muto anche. Perché se no, io stavo dicendo, provavo a far fare la figura degli eroi ai vostri cosi invece dei quattro coglioni che andavano in giro eroi per caso, veramente. Allora, ripercorrete anche le gallerie evitando quelle che sono le tane dei Gremorats, che avevano scavato dei buchi all'interno del ghiacciaio. Cosa sono sti robe? Quelli sotto le pozze di... Sì, quelle le pozze che avete evitato. No. Ok. E arrivate fino all'ingresso, dove c'era il ghiacciaio che si era aperto quando avevate recitato il codice del bianco. E trovate purtroppo uno spettacolo sgradito ai vostri occhi, perché vedete i restanti membri della tribù dell'Alce che avevano giurato di farvi da guardia e attendere il vostro ritorno, massacrati. E osservando un po' la battaglia che è stata consumata in questo luogo, capite che probabilmente sono state le truppe di avarizia a ucciderli, per cui
trovate una magra consolazione nel sapere che lei comunque ha incontrato una vendetta. Queste creature sono già state vendicate in qualche modo. Infine, quando uscite dal ghiacciaio di Reged, per la prima volta sentite il canto degli uccelli. Volgete lo sguardo sopra di voi e vedete un cielo terso e limpido, con un sole alto, come non ne vedevate da 2 anni in queste terre. Avete una sensazione strana, siete perché avete la testimonianza di essere riusciti nella vostra impresa. Non sapete quello che chi ne è consapevole di questo vostro gesto, ma sapete di aver fatto ciò che gli altri non potevano, di aver difeso chi era senza speranza e di aver riportato la luce del sole in queste terre desolate. Signori miei, avete vinto la vostra battaglia per Icewind Dale. Ma quindi in D&D c'è qualcuno che vince? E questa volta sì, nel senso che sapete che la vostra non sarà sicuramente una vittoria eterna, perché fin tanto che esisteranno degli adoratori di Auril, Auril non sarà mai veramente morta, ma non sapete nemmeno quanti anni le ci rivorranno per poter esercitare, se lo vorrà, se lo riterrà il caso, fino a che ci saranno eroi del vostro calibro a difendere queste terre, se le converrà uscire di nuovo allo scoperto. Ragazzi, comunque aspetta, prima di chiudere... Volevo dire, per me è chiusa, però se volete dirmi voi delle cose che... Sì, una volete... cosa io sicuramente... Se invece andiamo di meta, poi me lo... è una roba diversa, di meta intendo dire, mi chiedete il e se. Se mi volete invece dichiarare cosa fanno i vostri... Questo è quello che facciamo, come avevamo deciso. Allora, noi torniamo in città, ovviamente facciamo anche un po' gli sboroni perché siamo stati noi, così, e organizziamo successivamente una spedizione, probabilmente facendoci aiutare da Kapanook, che sarà diventato l'iperboss della sua tribù. Ok, allora ti fermo qua perché ti do già alcune cose che possiamo vedere di cosa succede. E ultima cosa ti dico, io devo andare a Thermalane perché devo mantenere una parola. Devo andare torno a Thermalane da Oarius Mastuv a dare l'anello. Gli restituisco l'anello del tepore. Allora, me l'avevo dato in prestito, è giusto, glielo restituisco. Un'altra cosa... Ok, però volevo fare una roba. Innanzitutto, quando tornate alle Ten Town, non passa molto tempo prima che inizi a spargersi la voce che voi siete gli eroi che hanno riportato la luce e il calore ad Icewind Dale. Ci sono diverse città delle Ten Town, in particolare... date un attimo che ricordo Steven, Caer Dineval, Caer König e Targos distrutto. No, e anche Duganzol e Goodmead, che sono distrutte e prive di guida, e quindi se qualcuno di voi lo desiderasse, ha
anzi, venite spinti dalla popolazione a voler assumere la carica di rappresentante di una qualunque delle città. Un'altra cosa che aggiungo... Io comunque ne accetto di uno, Ok, per me vi ricordo, allora, c'è distrutte ci sono Duganzol, Goodmead, East Haven, Cardineval, Kaerkönig e Lonelywood. No, perché l'avete fermato a Thermalane voi. Quindi... Bremen no. No. Targos è priva di guida per un altro motivo, se vi ricordate. Perché l'avevamo ammazzata noi? Perché era della... della Gilda Oscura e voi lo avete ammazzato, quindi c'è anche lì una carica libera. Diciamo che però prima ancora che decidiate questa cosa qua, vi radunate a Bryn Shander a festeggiare e per festeggiare ovviamente vi vengono offerte un piatto locale delle trote. Quella è la testa strana. Delle loro trote locali. E Adric, vedete Adric che quasi si strozza quando azzanna ma Adric se un anello. No, ma faccio così. Cioè lo sputi e c'è un anello in mano, nel mano posso tua. Posso credere tutto questo tempo. E proprio quando meno lo cercavo, ho finalmente ritrovato. Dov'è che eravamo qui? Che anello è? L'anello di suo padre. Ah, ok. Ma dov'è che siamo, in che città? A Bryn Shander. Bryn Shander, diciamo che è tra virgolette la capitale, non è proprio corretto. Io faccio una cosa. Io voglio provare a chiedere la carica di Targos. Cioè, se l'era magnato proprio... Però, per farlo, voglio che i cittadini di Targos siano consapevoli della realtà dei fatti. Quindi io questa cosa la farò ovviamente accompagnato dal gruppo. Farò questa richiesta e mentre la faccio voglio che loro sappiano la realtà rispetto ai miei predecessori che facevano le cose di nascosto. Voglio che loro sappiano che hanno davanti a sé un probabile governatore doppelganger. Quindi io farò Vedete per la prima volta da me stesso. Cioè, inizialmente c'è un po' di stupore e tuttavia dopo un po' passa a fare... Io sono il primo, stupito. Esatto. È un doppelganger. Non l'avrei mai detto. E io credevo che fossi bravo a fare il mimo, invece no. Allora, quello che notate è che all'inizio c'è un certo stupore, ma poi fra la popolazione vedete che dilaga il concetto che fra una bella faccia che nasconde un mostro e un mostro che nasconde un cuore d'oro probabilmente è preferibile il secondo. E questo ti guadagna la fiducia della popolazione al punto di ottenere la carica di governatore. Detto quest'altro, poi, altro filo che si chiude è... Non è che un draconiche fosse tanto più bello, voglio dire. Però attenzione, il draconide è un po' considerato un po' più accettabile, non si sa bene perché, però... Sì, però se stiamo guardando l'estetica... Vabbè, uno sceglie la forma del distruggitore e poi... Piace. Invece, tornate, accompagnate... Quindi sei diventato il primo ministro di che regno? Non primo ministro, è il rappresentante governatore. Di governatore di Targos. Scusate. E vai. Io voglio spendermi per fare in modo, se accompagniamo Kapanuk alle tribù, di eleggerlo come rappresentante globale di tutte le tribù, cioè che sia il punto di riferimento per tutti. Come cazzo, Kapanuk l'ammazza dei, cioè. Allora,
Vedete, quello che osservate è che inizialmente fanno fatica a digerire la storia che portate insieme a Kapanuk, di quelle che sono state le vostre avventure, il vostro aver affrontato Auril. E si dividono in alcune fazioni, soprattutto fra nella gilda opposta dei Goliath, l'altra tribù dei Goliath. Però Kapanuk dice: amici miei, credo di aver insieme a voi appreso, e insieme al vostro viaggio appreso, una certa saggezza, per cui occorre avere una certa diplomazia per poter unire i cuori delle genti. Per cui vi prego di non intervenire in quanto sto per dichiarare. Vaffanculo, mocra a tutti quanti adesso! Chi non è contrario a me come capo adesso gli faccio un culo così! E vedete che inizia e attacca a quelli dell'altra gente, proprio neanche le asce, proprio a cartoni, e inizia. Pem, pem! E vedete Kapanuk, cioè gli altri osservano come se fosse una... perché inizialmente sembra una rissa normale, ma vedete che Kapanuk sembra temprato dalla serie di schiaffoni che gli avete fatte prendere in tutte le sue avventure, per cui ne tira giù a decine degli altri, fino a che la gente è spaventata e smette di cercare di sfidarlo. E a quel punto... la faccia sollevata, perché ti faccio, ok? Per un motivo, per un momento mi ha quasi preoccupato, non sembrava più lui. Io ti giro verso te e ti dico, io non ero minimamente preoccupato. E vedete che i due capovillaggi gli cedono, uno l'ascia e l'altro la pelle di lupo. Buono. E quindi da adesso, e ne approfitta lui per dichiarare un'alleanza anche con le genti di Ten Town, nel rispetto della loro libertà, nel senso che comunque non è che diventano cittadini di Ten Town, ma chi volesse stabilirsi a Ten Town ne avrebbe la possibilità, e chi volesse andare a visitare le tribù avrebbe accesso, nel rispetto della tribù, ok? Che diventa gratis per tutti. E ovviamente aiuto militare. Un'altra cosa vorrei fare io. Vai. Io non mi voglio fermare in nessuna città, continuerò a girare per tutto le Ten Town in giro e altro. Tra i miei incantesimi ho qualcosa che può modellare la roccia? Dovresti proprio averlo. Aspetta un attimo, che non mi ricordo di che livello è. Invece anch'io un po'. Invece come Bremen, anch'io non prendo la carica di nessun tipo, perché penso che la mia non sia cioè, una propensione alla politica. Quindi quello che offrirò io, però, in realtà sono i miei servigi per forgiare, ma non solo armature, quasi chiaramente, no? Viva per ricostruire. Allora, se tu non hai interesse, Adric, nel prendere comando Stone Shape è di quarto, da druido ce l'hai e quindi lo puoi usare. Puoi modellare la pietra. Modello con molta calma, ci posso impiegare anche tutto il tempo. Tutti noi, proprio voglio fare come un tempio. Ok, lo vuoi fare in qualche città particolare? Lo vuoi fare in un posto che sia visibile per la gente che passa in qualche strada su una montagna? Cioè, non gigante. Allora, perché dei posti dove lo potresti fare un po' minaccioso? Town, magari. Ah, no, ok, però volevi in mezzo alla gente civilizzata vederlo? No. Perché sennò un posto ideale è il Cairn. Ah, lo so, non sai là, però puoi guardare dalla live. Ti ricordi il Cairn?
la montagna dove... Là, perfetto, bravissimo, là così. Dove era scivolato Adric. Ok, quindi in cima alla montagna, vicino a dove avete cercato di fare amicizia con un cucciolo di Yeti. Brutte scelte. In memoria del... In memoria del piccolo Yeti. Coda, mettiamo che nessun animale è stato... Ma sì, sì, sì. Pensate che nessuno Yeti è stato maltrattato durante la registrazione di queste sessioni. No, no, no. Semplicemente abbandonato in un zaino e dice... Ma che? Senza ossigeno, ricordiamo. Cioè, io non vi lascio i gatti, un paio di gatti a voi, cioè voglio dire avventurieri, per... Ecco, vai. Voglio okay. creare questo... Assolutamente. Altra cosa, una cosa che invece volevo chiedere ad Adric, ed è... torni a parlare con la... che proprio ti chiedo, torni a parlare con la tribù dei nani qui a Icewind Dale, con l'anello di tuo padre, sì, oppure... Sì. No, lo voglio fare. Allora, perché... L'idea è questa, che tu vieni ricevuto, le genti, le voci sono girate, quindi ti accolgono anche come un eroe e ti offrono anche di rientrare all'interno dell'enclave nanica. Nani normali, sì? Sì, sì. Non Dwergar. No, normali, cioè nani. Vabbè, che sono tutti nani. Razzista, schifoso. Sono escluso perché... Allora, no, la questione è... Come si sente adesso, Adric? Dopo che riceve questa... Diciamo... Perdono. In realtà, se da un lato si sente, come dire, più in pace con se stesso, dall'altra nutre ancora comunque del disappunto, perché l'hanno discriminato con troppa facilità e questo, cioè, è brutto, capisci? Quindi lui accetta di rientrare nella comunità nanica, però preferisce rimanere, come diceva Bremen, più al servizio del Ten Town che... Ok, quindi come un ambasciatore, una esatto. testa di ponte fra i nani della diciamo valle e quelli... Gli antichi dissapori li voglio cancellare, diciamo, però non sarò mai così... Cioè, diciamo che non appartengo più così al 100% cioè non li sento più come... Ci sei civilizzato troppo? No, è che è una famiglia che praticamente... Sai come, no? Sai, a volte le famiglie ci nasci, a volte le famiglie le trovi e quindi... Ho trovato una famiglia... Diciamo che il senso è questo, ho trovato una famiglia migliore. Che dice più meglio. Allora... Io dico solo una cosa, che se verrai a Targos ci sarà un posto vacante come braccio destro del neo governatore, oltre al fatto che farò di tutto per fornirti il maggior supporto per costruire la tua fucina come la vuoi tu. Infatti io volevo costruire la fucina. Che città sono rimaste libere? Allora, libere come ci neo sono. Neo governatore di Targos. C'è tutto... sei l'unico Lonelywood è libera? Vabbè, sì, io sono molto legato a King, quindi... No, Lonelywood è... No, perché era salva, quella lì. Quelle libere sono tutte quelle nel lato sud, quindi... Ho bisogno di Lonelywood, vado e uccido il governatore. Comunque, non me ne voglia Merrick, ma allora... visto che sono legato a Kane, vado a fare braccio destro a Kane, Allora, con la spinta politica che avete, potreste, se vi candidate, ottenete la carica. Quindi non è un problema di sopra. Sai che c'è rimasto di grosso? Ma di grosso c'è East Haven, che è da ricostruire,
però è grossa, cioè le tre grosse sono, le quattro grosse sono Targos, Prinshander, Thermalaine e Eastheaven. Quelle sono le quattro grosse. No, ma io dovevo per forza evitare il governatore di Targos, non tanto perché è una città grande, ma perché da lì è iniziato tutto. Quindi è una questione proprio affettiva, non tanto di potere. Ok. Eastheaven sia, vado okay. lì. Ok. Sì, io come per il mio ruolo ci sguazzo dentro nel, a livello politico, arpisti e altro, quindi diventerò mi sta anche bene. Una punto di ritrovo di operazioni. Tra l'altro, con il passare del tempo, l'apertura delle vie verso il sud, cioè che i passi alpini si tendono a liberarsi, il commercio inizia a ritornare e la valle diventa più vivibile, più ridente, e iniziate a organizzare anche quelle che sono delle esplorazioni per completare l'esplorazione, scusate la doppia volta che l'ho detto, allacciandomi a questo discorso delle esplorazioni, arriverà un giorno in cui io, rivolgendomi proprio a Kane, gli dirò: sai, vorrei che mi accompagnassi in un posto. Penso di essere pronto ora. No, così mi viene da piangere. No, se mi porti la duchessa con te mi viene da piangere. E andiamo alla duchessa. Ok. Allora, due cose. Allora. Va bene. Allora, ve le lascerò il finale con un... con un... Se vanno alla duchessa, mi aggiungo anch'io. Non me ne frega niente, però voglio aggiungermi. Allora, diciamo che volete andarci tutti e quattro o volevi fare... Sì, potrebbe essere un motivo di... Facciamo una gita istruttiva. Allora, vi dirò, innanzitutto le spedizioni a Itrin si mostrano più complicate di quel che sembra, perché non tutti, cioè non puoi mandare un semplice esploratore a controllare quello che fate voi, e molti di quelli che inviate vedete che mostrano quei sintomi della malattia che aveva iniziato a colpire anche voi, e quindi è una cosa che porterà via molto tempo, questa cosa qua, e di cui non vi dico neanche l'esito. Tuttavia, quando andate a vedere la duchessa, vuoi raccontarglielo tu una cosa, Adric, della duchessa? No, ok. Quando arrivate alla duchessa, vedete i resti di questa nave che è ormai incagliata nei ghiacci, completamente bloccata, e vedete, arrivate anche a trovare i resti completamente ghiacciati del suo capitano. E trovate anche che c'è uno spettacolo macabro, perché vedete che ci sono anche dei resti della ciurma che mostrano il segno di cannibalismo. E Adric vi guarda annuendo. E... è la mia più grave colpa. Mentre mi stringo e sento molto più freddo che di quanto abbia mai provato. La sua vita è stata ottenuta grazie alla carne di altri. E mentre siete lì e continuate ad esplorare, vedete che c'è in mezzo alla nave quello che sembra un grosso, grosso tesoro di drago. E sentite Volevo fare una cosa, io
prima della comparsa del drago, giusto per una cosa che penso di non avere mai fatto, nonostante ci sono state le cose belle e brutte in tutta la campagna. Poi se, è stato, se l'ho già fatto, vabbè, rettifico. Mi trasformo in nano per essere all'altezza Adric, mi giro verso Adric. Adric, per la prima volta credo che ti abbraccerò. Mamma mia, che figo. Io me la fa proprio la magia questa scena, bello. Quasi sono commosso. Mentre fa questa cosa, io sono dietro che controllo che non abbia in mano un coltello. Ragazzi! Coglioni, fino all'ultimo. Ragazzi! Grazie. È stata una lunga avventura, devo dire lunga, che a me è piaciuto Icewind Dale, è una bella campagna. Per me a livello di Waterdeep, per dire, è una di quelle a livello di Waterdeep, senza che non vi spoiler niente perché so c'è chi so, anzi adesso per vendicarmi di Mirko spoilerò a tutti voi come la campagna di Waterdeep. No. Ragazzi, ma la devono giocare? Io sarei qua, la fa giocare Mirko al suo tavolo. Ah, ok. Io invece vi saluterei qua, saluterei il pubblico perché così posso dare uno un po' di risposta come posso dire, di tregua al computer, e poi volevo un attimino fargli, che immagino che abbiano delle domande anche di what if, di cosa sarebbe successo se, di che cosa c'era eventualmente da... Ah sì, un po' di domande ce le avevamo almeno. Ok, adesso però volevo chiudere perché sennò già mi sta morendo il PC, non volevo dare una chiusura e che così poi fra noi spengo la live e funziona tutto. Ragazzi, spero che vi siate divertiti ragazzi. Con noi a seguire queste avventure dentro le valli ghiacciate di Icewind Dale. Grazie agli spettatori. Grazie per chi ci ha seguito. Vi ricordiamo che sul canale ci sono anche le altre, adesso c'è ancora attivo Signori dei Draghi e stiamo finendo anche invece le maschere di Nyarlathotep. Per cosa viene dopo l'Icewind Dale è ancora in fase di decisione, soprattutto per il fatto che finché non ho il PC nuovo non mi metto a programmare assolutamente nulla. Spero che lo capiate tutti quanti perché non posso, no, tipo per alcune robe ho dovuto riscaricarmi i manuali da DriveThruRPG perché non ce l'avevo più sull'hard disk, quindi robe brutte. Ragazzi, devo fare un sondaggione. Allora, sondaggione ci sta, però ve lo dirò che questa volta mi sa che voglio fare anche un po' più l'egoista da master. Chiaro, mi sa e perché ci sono alcune robe che a fare sondaggioni, poi però finisco sempre a far giocare quello che vogliono i giocatori e ci sono alcune robe che non mi dispiacerebbe far giocare io. Tu e fare scegliere sulle proposte tue. Poi devo vedere se è una roba che voglio fare a lungo termine, a breve termine, perché ve lo dirò, anche lavorativamente quest'anno sarà una merda per me, quindi dopo questa è una roba che... Ma si può fare anche una roba tipo tappa buchi nel frattempo che tu... Anche questa roba qua, però ragazzi lo facciamo offline, questa roba qua. Sì. Ragazzi, per chi ci segue, grazie per averci seguito, grazie. Torneremo ancora, ricordatevi che se ci state guardando da YouTube iscrivetevi e fate i like dappertutto, ci si vede ancora sul canale e fino alla prossima, ruolate, che vi passa. Ciao ragazzi! Ciao!